Minchia, ma guarda che bestia che è. Cioè, non ho mai avuto una gamba così. Mamma mia, guarda che roba. Ah! Si muove da sola. Guarda che si muove da sola, aiuto! Ah! Assurdo, fantastico. Vi giuro, io non sto facendo niente. Si sta muovendo da sola la gamba. È uno spettacolo. Ah! Oh, fermati però. Il problema è che non la posso raddrizzare. Ah! Che cazzo viene fuori se la raddrizzo? Minchia. Aiuto, aiuto. Guardala. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò un tutorial. Come perdere la propria autostima. Oppure come riuscire a vomitare dopo 30 minuti di gambe. Esatto. Ah no, scherzo, ovviamente. Buona visione. Ragazzi, oggi sono qua con Davide. Buongiorno a tutti, ragazzi. Davide è il mio ex coach che io ogni tanto nei miei video ve ne ho parlato ed è colui che mi ha cambiato la vita e oggi finalmente dopo un po' mi distruggerà le gambe. Ecco, oggi cambieremo anche qualcos'altro. Lo stato d'animo, perché ovviamente sarà provato. No, beh, a parte scherzi, ragazzi, non faremo niente di così. Ripeto, io conosco benissimo anche tecniche super complicate. Andremo a fare un allenamento abbastanza regolare come serie ripetizioni, ma ovviamente lavorando alla massima intensità e raggiungendo realmente il cedimento muscolare. Ok, io sono pronto. Ragazzi, stavo montando il video e non vorrei che passasse un messaggio sbagliato. Davide è un top coach ed è stato anche un atleta a ottimi livelli. Quindi, se questo allenamento vi sembrerà troppo estremo per una persona come me, un 45enne, un ex obeso, beh, non è così. Io sono abituato ad allenarmi molto forte. Davide mi conosce e sa che su di me può spingere un pochettino con l'acceleratore. Quindi ragazzi, non vi preoccupate, è stato fatto tutto in sicurezza e tutto con consapevolezza, anche se poi alla fine mi sono venuti gli spasmi alle gambe, ma non importa. Ragazzi, comunque guardatevi tutto il video e vi ricordo di iscrivervi al mio canale e al canale di Davide. Andiamo. Perfetto. Bene ragazzi, allora, primo esercizio di oggi andremo a fare lo squat a multipower e faremo delle serie di avvicinamento. Non dobbiamo andare a caricare troppo, ovviamente, la schiena, la zona lombare, ma dobbiamo riuscire a isolare e sentire molto bene il lavoro, ovviamente, su quadricipiti e glutei. Rino lo fa molto bene, ha una buona mobilità articolare. Ecco, forse l'unica cosa, se riesci, apri un pochettino la stance dei piedi, perfetto. Ricordatevi, ragazzi, che il carico è molto importante e le ripetizioni sono importanti, ma non sono assolutistiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovete realmente arrivare a cedimento muscolare. Quindi, se in una serie da 6 arrivate alla sesta che ne avete ancora, non è che dovete fermarvi, dovete arrivare realmente a cedimento. Oggi vedremo molto bene questo aspetto con Rino. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, not likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. Dovete dire, io ce la faccio. Non so se ce la posso fare. Io non parlo molto su allenamento, parlerà più tardi. So che quanto di più all'inizio, ovviamente, e la postura e lavorare bene in modo preciso. Secondo aspetto per migliorare la vostra performance in allenamento, ragazzi, è il vostro mindset. Voi dovete aggredire il peso, il bilanciere, il macchinario che state utilizzando in quel momento. Cioè, voi dovete avere la mente più forte perché riuscite a dominare quel carico. Questa è la parte proprio introspettiva, ma è veramente importante. Ancora due.
Ancora una. Vai. Ancora una. Vai. Dritto con la schiena salire. Dritto, dritto. Ok. Ah. Cosa sia di più bello che fare un allenamento di gambe il sabato mattina in una questa giornata uggiosa e piovosa? Per lavorare al massimo a livello muscolare dovete tenere la tensione continua. Vedete Rino che fa movimento continuo? Questa è la modalità giusta. Vai. 8-10, se arrivi a 8 arrivi a 10 anche, bravissimo, chiudo le ginocchia, dai, sì, dai, su! Questa è una Leckerl tipo anni 90, ma è ancora super funzionale. Ragazzi, io non parlerò molto in questo video, ma perché proprio sto pensando ad allenarmi, sto pensando a spingere. Sono già distrutto. Ragazzi, siamo già un bel po' provati dopo che abbiamo fatto ancora 5 serie di leg curl. Ultimo esercizio, faremo una serie, diciamo, che lavora un pochettino più sull'acido lattico, quindi sul lattato, quindi un lavoro più metabolico. Faremo 7 serie da 10-12 ripetizioni, dove io e Rino ci alterneremo senza pause, quindi all'incirca ci saranno 20-30 secondi di pausa, quindi un recupero veramente completo, breve, e niente, andremo avanti fino alla morte. I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss. Man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting posterized. We out here making posters. And we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub. Or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Fame us for the way up. Play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always burning with pain. She like to hurt me. Ragazzi, è una cosa molto importante. Dovete riuscire a rendere il muscolo performante non solo quando fate i recuperi completi, quindi caricate tanto. Il muscolo diventa performante anche quando fate i recuperi brevi e riuscite a mantenere un carico alto con i recuperi brevi.
Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go-getter. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself delle stampelle. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Vai, 8, 2, 9, ultima, su, su. Non c'è tempo per soffrire. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up for your range stuff to your train up. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo allenamento e io non so, mi Va bene, questa parte deve uscire così. No, in realtà non ti ho chiesto niente, solo detto che Rino è stato veramente bravo comunque, che è riuscito a reggere un'intensità alta, è stato veramente veramente molto bravo. E no, volevi dirci che magari un allenamento così non è, non è sempre la portata di tutti, ovviamente. Allora, quello che volevo dirvi è che l'allenamento io l'ho sentito bene e un allenamento così regolarmente andrebbe fatto, perché da soli non si riesce a spingere con questa intensità, cioè è veramente difficile, a meno che tu non sia un atleta super avanzato, un'intensità simile da solo non riesci ad averla. Quindi secondo me l'ideale per alzare l'asticella, perché comunque per migliorare bisogna sempre avere delle performance migliori, è ogni tanto fare un allenamento con un professionista che veramente ti tira fuori quella cazzimma in più che ti fa spingere un po' di più e ci vuole. Per migliorare ci vuole. Poi una cosa molto importante, ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube di Davide, vi lascio in descrizione tutto, vi lascerò la scheda da qualche parte. Abbiamo registrato un video insieme dove ci sono delle cose inedite sul mio passato, raccontiamo un attimo velocemente la mia storia, quindi io credo che sia molto interessante, andate a vederlo e iscrivetevi anche al suo canale. Detto questo, ragazzi, io vi mando un grosso abbraccio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Bene, direi che il pranzo ce lo siamo meritato oggi. Esattamente. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Un abbraccio. Ciao. Stavolta.